Beh, certamente una questione di scelte e anche la bella iniziativa di questa sera, molto partecipata e qualificata, un grande coinvolgimento di persone, di associazioni, di addetti ai lavori e di tantissimi amministratori che stanno seguendo con grande attenzione il lavoro importante che stiamo facendo con l'associazione. Nata meno di un anno fa, già sono tante le persone che si stanno avvicinando, ma soprattutto tante le persone che stanno collaborando a quella che è la nostra attività. Nelle diverse iniziative che abbiamo sviluppato in quest'anno. Quindi, dopo il grandissimo successo della settimana scorsa in amministrazione provinciale con un'iniziativa dedicata alle donne, questa sera qui a Ferentino ospite Walter Veltroni. Quindi ci dedichiamo alla cultura, un ospite eccezionale, non ha bisogno di presentazioni, un grande uomo. Che si è dedicato alla politica, alle istituzioni e oggi si sta dedicando molto alla cultura. E quindi la presentazione di questo libro, purtroppo, dico purtroppo, di attualità, visto il momento che stiamo vivendo con la guerra, in Ucraina. E quindi lo ascolteremo attraverso quella che è la sua presentazione del libro, ma anche attraverso quelle che saranno le sue riflessioni. Presidente, è una scelta non convenzionale la vostra, cioè quella di puntare sulla cultura e su un libro in un territorio che notoriamente non legge. Beh, noi puntiamo a quelli che sono tutti gli aspetti della vita sociale, dalla cultura alla promozione del territorio, allo sviluppo, come abbiamo fatto con l'iniziativa sul PNRR. E lo facciamo questa sera, per coinvolgere le tante persone, le tante associazioni. È lo scopo proprio per cui è nata l'associazione Volume, tutti coloro che oggi non si rivedono, non si rivedono in un partito, in una politica, vogliamo coinvolgerli nella vita del nostro territorio, perché nella mia esperienza di amministratore, ormai di lunga data, ho avuto modo di apprezzare che ci sono tante persone, tante associazioni, tante realtà che vogliono dare un contributo a questa provincia. In qualche modo dobbiamo coinvolgerli, non possiamo lasciarli fuori. Da qui l'idea di Volume, che è un contenitore fatto di idee, di progetti da mettere in campo per la provincia di Frosinone. Walter Veltroni ci dice che bisogna scegliere, lei una scelta l'ha fatta, è una scelta non semplice, quella di dare vita a Volume. Beh, le scelte belle sono quelle coraggiose, quelle che ti mettono in discussione. Io per questo ho voluto fare questa scelta.